diritti d'autore azzurra primavera, 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 diritti d'autore azzurra primavera. Da bambina si attaccava alle gambe dei genitori perché non partissero. Adesso la figlia di Monica Guerritore e di Gabriele Lavia cammina da sola, recita con il fratello e come i suoi anticonformista sarà lo sguardo, così concentrato. Sarà il tono di voce, così appassionato, sarà l'ovale del volto, quando si solleva i capelli. A 26 anni appena compiuti, Lucia Lavia ricorda molto da vicino sua mamma, Monica Guerritore. C'è chi in lei vede anche tracce di papà, Gabriele Lavia. Oggi, però, mentre cammina avanti e indietro alta, elegante e un po' recitativa, queste non si vedono. Forse, come spiega lei, la somiglianza paterna sta più nel carattere, come lui preferisco la minestrina agli spaghetti, e certo sono molto ordinata. Top Stories, ma in realtà lo è anche mamma, è papà che è maniaco. Ultimogenita di casa, Lucia ha deciso di seguire la strada dei genitori. E fino al 26 febbraio la troviamo in teatro a Roma, nello spazio off dell'Eliseo, a interpretare un testo diretto dal fratellastro Lorenzo Lavia, la mamma è Anna Rita Bartolomei e scritto dalla cognata Arianna Mattioli. Lo spettacolo si intitola Ti porto con me e mette in scena due donne rinchiuse nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere per aver ucciso i propri figli. Sua madre diceva che non mai interpretare la figlicità a Medea. Lei il dubbio se l'è posto? Medea è un mio sogno, uno dei ruoli più belli. Però io non sono madre, e questo forse fa la differenza. L'altra sera a teatro ho visto mamme piangere. Sono molto contenta di essere in scena in questo spazio off e di fare drammaturgia contemporanea. Qualche mese fa avevo iniziato con Saved dove c'è un infanticidio. Sa, noi Lavia ci etichettano sempre come teatro vecchio. Un nome pesante da portarsi addosso? Un peso, ma anche una fortuna. Mi piacciono i figli che mandano avanti il mestiere del genitore, sia panettiere oppure taxista. Che rapporto avete voi della seconda generazione Lavia? Siamo molto amici, sento Arianna e Lorenzo tutti i giorni, sono legata a mio nipote Arturo che ha 3 mesi. I genitori non ci hanno mai creato problemi, facciamo Natale tutti insieme, anche con la mamma di Lollo. I suoi genitori però, quando si sono separati di guerra e se ne sono fatte. È normale quando finisce una storia importante, però oggi hanno un ottimo rapporto. Le loro litigate la spaventavano? Avevo 6 a 7 anni quando si sono lasciati, non me li ricordo mai in una situazione di amore con baci e coccole. Ma a farmi soffrire di più era la loro lontananza per il lavoro, facevano anche 9 mesi di tournée. Tornavano la domenica sera, ed era un dolore tremendo, tutta la settimana li aspettavo e la gioia quando arrivavano finiva subito, la mattina di martedì mi accompagnavano a scuola e ripartivano. Io mi attaccavo alle gambe di mamma perché non andasse. Poi, mi chiudevo dentro gli armadietti. Lei ha anche una sorella maggiore di 4 anni, Maria, che oggi fa l'agente di spettacolo. Eravate molto legate, ero la piccola e le rompevo le palle. Una volta mamma ha scritto su una casella del calendario dell'avvento, Maria oggi gioca con Lucia. Non sa le tragedie di mia sorella, non ci gioco. Ma oggi siamo inseparabili. La mancanza di coccole in casa la turbava, più che altro mi mancava una famiglia tradizionale come quella delle amiche, con papà che la sera tornava dal lavoro. Mi sembrava stranissimo che rientrasse ogni giorno. Viste le premesse, figli ne vorrà, sì. Anche perché oggi con il teatro si passa meno tempo fuori in tournée. Ma avrebbe preferito che i suoi genitori non lavorassero, no? Mi hanno regalato la fortuna di respirare arte fin da piccola. Poi con papà ha recuperato, e avete recitato insieme in diversi spettacoli. È il mio maestro, un maestro onesto e corretto, che mi ha sempre trattato come gli altri. Che differenza c'è come regista fra suo fratello e suo papà? Sono entrambi molto precisi.
però, mentre mio padre non ti lascia uscire dallo schema che ha in testa, mio fratello ti permette di trovare il tuo modo di fare una cosa. E io sono d'accordo con lui, tutto sorge più naturale. Poi per carità, non mi dimentico mai che mio padre è un genio. Con sua madre, invece, ha lavorato, una sera ad Anagni, io facevo Teresa Davila piccola, lei la santa adulta. E a 16 anni mi hanno chiamato per una serie TV, e in seguito hanno preso anche lei. Si emoziona quando i suoi la vengono a vedere a teatro? La loro presenza mi tranquillizza e sono molto contenta, non vedo l'ora che mi dicano cosa pensano. Siete evidentemente molto legati, ma lei da ragazza è anche stata mandata in collegio. Ho fatto un anno, in terza media. Anche mamma lo aveva fatto, ed è stato uno dei periodi più divertenti della mia vita. Mi ha reso molto indipendente, mamma crede molto nell'indipendenza, io sono andata a vivere fuori molto presto. Ciò non toglie che ci sentiamo 5 a 6 volte al giorno. Messaggini, foto, probabilmente è un retaggio di quando mi chiamavano dalle tournée, anche mentre ero a scuola, per compensare la distanza. Se non li sento, mi offendo. Mamma mi riempie WhatsApp, papà no, non è capace, lui sa solo fare il teatro e cuocere il riso. Lei è fidanzata, no, eppure sono la più romantica che esista, soffro tantissimo per amore e vorrei una persona vicina. Le piacerebbe stare con un uomo di teatro? Vorrei qualcuno che capisse il mio lavoro. Ma la cosa fondamentale è che abbia un grandissimo talento. 6 anni fa lei ha schiaffeggiato Alessandro Haber che mentre recitavate insieme ha avuto approcci eccessivi. Non parlo di lui, neanche a casa. Il sistema è maschilista, l'uomo se ne approfitta e alcune donne cedono non alla ma all'abuso di maschile. Sua mamma l'ha cresciuta in chiave femminista, mamma è molto femminista. Io non mi sento tale, voglio scardinare la differenza fra uomo e donna. Nella ripartizione dei lavori domestici, quando ha avuto un compagno, come ve la cavavate, i piatti li lavava lui, io apparecchiavo. Le cose che odio di più sono i piatti e stendere la lavatrice.